Si avvicina l'approvazione in Consiglio Comunale del bilancio del Comune di Chieti. Le carte, secondo il Partito Democratico, dicono che la situazione è tutt'altro che idilliaca di Orio. Sì, non è rosea, diciamo, la situazione. Il Comune di Chieti lo sanno tutti ormai che si trova in una situazione di disastro economico da 5 anni a questa parte. Noi non è questa l'unica volta che lo stiamo dicendo, ma appunto lo diciamo da più di 3 anni. I debiti continuano ad accumularsi, non solo nel 2018, quello che recita il bilancio appunto, ma dal 2019 a oggi sono stati accumulati ancora più debiti. Ma quello che mi preoccupa soprattutto è che il sindaco, con la sua incapacità amministrativa, sta trasferendo tutti i debiti e tutti i contenziosi che ha questo comune oltre il 2020, cioè ricadranno in mano al nuovo sindaco, a colui che verrà eletto nel 2020 e soprattutto alle nuove generazioni di questa città. Noi intanto la prossima settimana, da lunedì, metteremo in moto un'operazione chiarezza, perché noi chiederemo quali sono effettivamente i debiti che ha incamerato questo comune fino ad oggi, perché le carte non sono chiare. Abbiamo alcuni dati, quelli sì sicuramente dalle carte che ci sono state inviate, ma vogliamo sapere effettivamente quali sono i contenziosi che ha il Comune di Chieti e quali sono le cifre